Ah, spero di essere a fuoco anche perché non ho nessuno dietro, quindi. Va bene, cominciamo. Ebbene, questo è uno spazio un po' particolare. Oggi comincia una serie che non ho onestamente programmato tanto. La verità è che si lavora moltissimo sui dispositivi, sui prodotti, un momento in cui la tecnologia ci porta a parlare tanto del mercato consumer. Ma a dire la verità, a dirla proprio onestamente, io il mercato consumer non lo sopporto, ma io non sono un consumista vero e proprio e anzi vado un po' contro quel tipo di dinamica, è così. Quindi questo è uno spazio in cui io parlerò sostanzialmente di diverse cose, una rubrica mia personale che ovviamente si lega un po' a quello che è il nostro mondo, ma il mio obiettivo è quello di raccontarlo in maniera un po' diversa, un po' differente, quindi non ci saranno colpi di scena, non ci saranno grafiche particolari, il mio obiettivo è quello di raccontare delle storie che magari possono risultare un po' fredde, passatemi il termine, un po' poco, ecco, entusiasmanti, magari se lette su un articolo normale, su un sito web, delle storie che vanno valorizzate anche con un po' di intensità, un po' di racconto e magari di esperienza che può essere più o meno diretta, quindi magari non ci sarò soltanto io, spero di coinvolgere qualcun altro. Programmo in questo tipo di attività, questa rubrichetta, ogni weekend, quindi ogni settimana ci sarà un video come questo. Ripeto, poi ho fatto un vero e proprio programma, quindi poi vedremo via via col tempo cosa ne verrà fuori. Oggi voglio cominciare con Team Trees. Team Trees, ripeto, hashtag Team Trees. Che è un progetto molto molto interessante che è nato negli Stati Uniti, adesso lo racconto un po' meglio, che sta impazzando un po', in realtà in tutto il mondo se ne sta parlando sui media internazionali, non se ne sta parlando, ho colpito il microfono, non se ne sta parlando affatto invece in Italia, ma io pochissimo, vi sto dando un'occhiata sui siti dei colleghi, insomma, ho visto giusto un paio di articoli per riprendere il fenomeno, ma niente di che. È la cosa un po' strana perché poi i nostri social sono forse fin troppo focalizzati sulla politica. Noi siamo molto bravi, diciamo, a parlare di politica, di calcio, siamo tutti allenatori, tutti primi ministri, è vero. Poi invece ci si focalizza forse fin troppo poco invece su determinate tematiche, o meglio poi si estremizzano tanto. Ebbene, Team Trees è nato grazie a un'iniziativa di uno youtuber che si chiama Jimmy Donaldson, non lo conoscevo. Jimmy Donaldson, che in realtà si chiama The Beast, o meglio il suo canale YouTube, che è gigantesco, si chiama The Beast, e lui ha raggiunto, pensate, 20 milioni di iscritti, 20 milioni, e a maggio ha chiesto ai suoi utenti, ai follower, cosa fare per festeggiare questo traguardo. Ebbene, uno di loro su Reddit, quindi tutto venuto sui social, questa è la cosa poi interessante, ha suggerito perché non piantare 20 milioni di alberi come 20 milioni di follower che hai appena raggiunto. Ebbene, lui ha accettato la sfida e ha creato qualcosa che poi è diventato assolutamente virale. Ed è da apprezzare perché poi dai social non sempre nascono cose che sono effettivamente così interessanti. Ebbene, ha creato un progetto che si chiama appunto Team Trees con l'Arbor Day Foundation, che è una fondazione che si occupa da più di 40 anni del piantare alberi in tutto il mondo, quindi un ente che comunque è riconosciuto a livello mondiale. Ebbene, con loro ha pensato di creare una raccolta fondi. Raccolta fondi che ha l'obiettivo di piantare, meglio di raccogliere soldi per poter piantare 20 milioni di alberi nel 2020. La cifra è ovviamente esorbitante, però la cosa bella è che poi lui e tutta la schiera comunque di youtuber, di celebrità del piccolo e grande schermo, ma anche poi del mondo del tech, si sono unite, sono state coinvolte. Questa è la cosa simpatica che poi, come ha fatto ad esempio Marques Brownlee, che ha coinvolto, che è un super fan Tesla, ha coinvolto Elon Musk, che è CEO di Tesla, ma CEO anche di SpaceX e varie altre realtà. Bene, si sono coinvolti tra di loro pubblicamente in modo tale da attirarsi, come dire, all'interno di questa raccolta fondi. E quindi sul sito dell'Arbor Day Foundation è partita questa raccolta, 20 milioni di dollari richiesti per 20 milioni di alberi. Pensate che in pochi giorni si è già arrivati a metà dell'opera, quindi siamo in questo momento, ve lo dico live, 10 milioni 945 mila alberi
che verranno piantati, o meglio, tradotto in dollari uno a uno. Io, tra l'altro, sto seguendo un po' la cosa, da quando è iniziata, e ieri questo numero era fermo a 7 milioni e mezzo, qualcosa del genere. Quindi comunque sta andando velocemente, molto molto velocemente. E dicevo, poi una challenge, mi viene la parola italiana, tra i personaggi che sono un po' protagonisti, quindi ve li leggo perché non mi ricordo tutti. Adesso c'è un po' la gara all'interno poi del sito, c'è la gara a chi ne dona di più, ovviamente tra chi se lo può permettere, neanche a dirlo. Il primo adesso è, tra l'altro, una cosa di pochissimo pochissime ore fa, è Toby Lutke, to che è Tobias Lutke, che è il CEO di Shopify. Ha donato, pensate, 1 milione e un albero. Ha fatto questa cosa per semplicemente dar fastidio, meglio trovarsi nella posizione sopra Elon Musk, che effettivamente ha donato, dopo qualche richiesta fatta pubblicamente, online, 1 milione di alberi, quindi 1 milione di euro. Subito sotto c'è Elf Development, in terza posizione, che non so chi sia, anche se in realtà in terza posizione ci sarebbe Jack Dorsey, che è il CEO di Twitter, che a sua volta do ha donato in due tranche 200.000 e 150.000 alberi. Poi c'è anche Susan Wojcicki, credo, che è semplicemente la CEO di YouTube, e vari altri personaggi YouTuber, insomma personaggi famosi che si sono uniti alla lista. Nonostante il progetto stia andando a gonfie vele, però ci sono ovviamente i critici, coloro che poi hanno visto questo progetto come una semplice goccia all'interno di un oceano immenso. In effetti è un po' così. Pensate che circa 100 milioni di alberi piantati durante il corso della loro vita tolgono dall'atmosfera e immagazzinano circa 8 milioni di tonnellate di CO2, quindi un piccolo contributo. Ciò significa più o meno togliere le emissioni, o meglio, bilanciare le emissioni che invece mettono 6 milioni di automobili. Quindi, ripeto, non è una soluzione, come è ovvio che sia. Nessuno poi, anche dell'Arbor Foundation, o lo stesso The Beast, o chi comunque sta promuovendo questa attività, Team Trees, ha mai pensato o voluto o immaginato, ecco, di risolvere i problemi in questo modo. Ma è chiaro, lo dico per i detrattori, per chi poi sarà lì pronto a criticare questo tipo di iniziativa, che questa non è che soltanto una delle cose che si possono fare per andare nella giusta direzione. Bisogna poi bilanciare la deforestazione, di cui siamo direttamente responsabili. La Banca Mondiale calcola che dal 1990 al 2016 è stata disboscata un'area circa grande come il Sudafrica, che piccolino non è affatto. Però questa operazione poi non può essere fatta da tutti, motivo per cui se ne occupa appunto una fondazione che è in grado di capire e sostenere questa iniziativa. Infatti, gli alberi verranno ripiantati in tutto il globo, esclusa l'Antartide, che poi è il continente che non è stato preso in considerazione per ovvi motivi di temperatura, ma con specie che poi sono endemiche, quindi comunque del luogo relativo dove verranno rimesse. Cosa ancora più importante è sostenere evidentemente questo tipo di iniziativa. Vi lascio tutti i link qui in descrizione. Poi avete visto magari queste immagini che si sono susseguite. È un'iniziativa bella, quindi vi consiglio anche, tra l'altro, un documentario su Sebastião Salgado, che è un fotografo di fama mondiale, che ho visto di recente. In realtà parla della sua vita, è un fotografo che è molto legato alla terra. Lui brasiliano, nato in Brasile, poi ha vissuto in Europa nel corso della sua vita. È rientrato nella sua terra natia perché poi ha ereditato un casale dove è cresciuto quando era piccolino. Una storia davvero molto intensa, stupenda, raccontata da Wim Wenders. Una storia in cui si vede poi lui tornare appunto nella sua casa e iniziare un progetto durato 20 anni, che adesso è praticamente terminato, per riforestare quella che è la zona intorno a casa sua, dove ha piantato in questo lasso di tempo con sua moglie ben 2 milioni di alberi. Insomma, un'altra iniziativa molto molto simile. Per adesso è tutto, io vi saluto, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo argomento, magari parleremo anche bene o male di qualcosa, ho tante idee per dar fastidio, le sviluppereremo insieme. Ciao!